Siamo arrivati in fiera, stiamo entrando al CES e vediamo un pochettino che cosa c'è negli stand. In mezzo a un rumore che è veramente infernale, ragazzi, siamo arrivati alla parte dello stand di LG, però ovviamente della categoria Ultra Gear, che è quella che interessa a noi. Scusate l'illuminazione terribile, però è un casino stare qua in fiera e sto letteralmente schivando altri recensori. LG, come saprete, quest'anno ha introdotto un bel po' di prodotti da gaming, tra cui i nuovi monitor OLED che vedo lì, tanta roba curva, ma soprattutto, se riusciamo ad andarci, abbiamo, ragazzi, la possibilità di provare l'LG OLED Flex, ovvero un monitor che si può piegare manualmente, un po' come già visto nelle corde di Corsair di recente. Come vi dicevo, questo è il monitor che appunto ha la possibilità di modificare la curvatura passando da completamente piatto, come sta facendo in questo momento, a completamente curvo. La cosa più interessante in questo caso, ragazzi, è che la modifica della curvatura è fatta a livello software, quindi il monitor può essere impostato e non va invece utilizzata la forza meccanica come per esempio abbiamo visto nei Flex di Corsair. Andando avanti, ragazzi, nella zona gaming, ovviamente una delle più grandi novità, che penso sarà uno dei trend più importanti per quest'anno, sono i monitor OLED, quindi abbiamo anche LG sul mercato con monitor di varie risoluzioni e ovviamente refresh rate pensati per il gaming. Ci avviamo attraverso la gente e arriviamo qui dove appunto troviamo uno dei monitor. Le dimensioni, devo dire, sono veramente assurde, cioè nel senso è veramente veramente grande. Ovviamente stiamo parlando sempre di tecnologia OLED, quindi migliore qualità del contrasto, dei neri, e quindi molto molto bello da vedere. Questo è veramente gigantesco, cioè non so se riesco a rendere l'idea. È quasi assurdo pensare, ragazzi, che ho camminato per tipo 5 minuti e sono ancora nello stand di LG. C'è di tutto, dagli elettrodomestici alle TV, e hanno speso veramente tanto. Questo è un nuovo esperimento di LG, come potete vedere adesso qua ne hanno messi 4, un effetto molto carino anche qua sotto con l'acqua. Comunque questa è una delle loro prime TV appunto wireless. Praticamente l'unica cosa di cui dovremmo curarci sarà l'aspetto dell'alimentazione, quello non si può eliminare, ma per il resto tutto viene gestito da una scatola e niente, questa invia l'input per quanto concerne HDMI e vari input output. La cosa assurda è che stiamo parlando comunque di un OLED a 120 Hz che riesce a fare questo limitando l'input lag. Ha un che di Fallout, un po' distopico devo dire, fa abbastanza paura. I movimenti delle braccia sono abbastanza articolati, cioè, però sì, fa abbastanza paura questo coso. Oh mio Dio, non sorridermi così, ti prego, mi fai paura. Per farvi capire le dimensioni della fiera del CES, ragazzi, e quanto sia importante a livello tecnologico, questo è lo stand di HDMI che sta introducendo lo standard HDMI 2.1A per il 4K a 120, 8K a 60, 10K, insomma un sacco di caratteristiche. Ok, ovviamente questo video solo su LG sarebbe stato un po' poco, quindi cioè, adesso vi faccio vedere sto coso, è super figo, un simulatore all'ennesima potenza con VR, vento e cose. Ragazzi, io non vorrei dire, ma la tizia è terrorizzata, cioè praticamente un simulatore che include le parti di vento e poi tutte quante le inclinazioni. Veramente la ragazza stava urlando fino a poco fa, e cioè quanto ti sballottola, guarda, è proprio come stare su una montagna russa, fuori di testa, fighissimo, veramente super figo. Ragazzi, qui abbiamo una startup in cui questo tizio si mette lì su quel punto e viene creato un suo modello virtuale, un gemello virtuale. Adesso guardate, sta, cioè guardate che figata, sta controllando con solo le mani, senza nessun dispositivo attaccato, quello che succede lì. Guarda, è fighissimo. No, oddio, cosa sta succedendo? Guardate, la telecamera è lì, è quella piccolina là sotto, ma fighissimo. E oh mio Dio, ragazzi, guardate questo case, che figo, come hanno usato bene lo spazio per la ventola, che figo, guardate, con i piedini di legno, ma di cosa stiamo parlando, mamma mia, questo è davvero figo. Anche questo frontale, che oltretutto credo nasconda dei bay, esatto, questo case è veramente super figo esteticamente, bello bello bello. Ma vogliamo parlare di questo che ha un Mondrian frontale? Che carino, originalissimo. Ah, ecco, infatti si chiama Mondrian. Ok. Peace.